Super quanti! Dici sul serio? Darai una mano al maestro per il suo trasloco? Sì, e pensa che ci sarà praticamente tutta la mia classe. Bravi, però fate attenzione a non rompere niente. Prima di andare però vorrei fare un po' di merenda. C'è del pane fresco in dispensa, potresti farti un bel toast oppure un panino. Però metti tutto a posto, va bene? D'accordo! Che bello, posso mettere tutta la marmellata che voglio! Ah, che male la mano! Doraemon, puoi venire un secondo? Sì, che c'è? Non riesco più ad aprire il vasetto della marmellata. Ce l'hai un ciuschi che mi possa aiutare? Non riesci ad aprire il vasetto? Sei proprio un caso disperato. Guarda che ci riescono persino i bambini dell'asilo. Non prendermi in giro, ci ho provato, ma per me è durissimo. Dai, fai provare me. Visto, è durissimo, non stavo scherzando, ci vuole un ciuschi. Il pane tostato è pronto. Ehi, ma come li chiudono questi vasetti? Beh, non c'è alternativa. Super guanti! Ma devo stare attento, se Nobita li vede di sicuro me li prende e combina qualche guaio. Ecco fatto, questi super guanti sono troppo eccezionali. Allora, l'hai aperto? Ma naturalmente, avevi dei dubbi? Davvero? Ma come hai fatto? Fa vedere. Non ti scomodare, stai pure lì, te lo porto io il vasetto. Sì, come vuoi. Arriva la marmellata, sbrigati, quanto ci metti? Questi cosa sono? Che strano, non mi ero nemmeno accorta che mi fossero caduti i guanti. Ora ti lascio, torno in camera. Aspetta un momento, Doraemon. Cosa c'è? Oggi vado ad aiutare il maestro a fare il trasloco. Mi dispiace, ma oggi niente sforzi. Come vuoi, però almeno potresti prestarmi uno dei tuoi ciuschi che possa aiutarmi a portare dei pesi. Cosa? Non riesci a fare niente senza i miei ciuschi. Guarda che non è per non fare fatica come al solito. È solo che mi piacerebbe essere d'aiuto al mio maestro. E comunque non è neanche per farmi bello agli occhi di Shizuka, hai capito? Ma chi ha detto niente di Shizuka? L'hai nominata tu, caro. E allora, visto che il tuo unico fine è essere d'aiuto a qualcuno... Mi presti uno dei tuoi ciuschi. Ho giusto la cosa che fa per te. Sta lì, torno subito. Dove sono? Ma come? I super guanti sono spariti! Che strano, li avevo lasciati qui. Stai cercando qualcosa? Sì, per caso hai visto dei guanti color fucsia? Erano sul pavimento. Ah, ho capito, erano tuoi, Doraemon. Sì, li ho appesi in giardino sullo stand di biancheria insieme ai miei. Grazie. Ecco a te i super guanti. Cosa hai detto? Super guanti? Certo, ti permettono di fare lavori pesanti con il minimo sforzo. Con questi guanti potrai sollevare oggetti pesantissimi come se fossero bruscolini. Però devi fare molta attenzione, perché potresti avere una forza smisurata senza nemmeno rendertene conto. Quindi mi raccomando. Va bene, starò attento. Grazie, Doraemon. Buon lavoro, Nobita. Grazie per essere venuti a darmi una mano, cari ragazzi. E dove andrà ad abitare, signor maestro? In un posto lontano? Andrò a vivere in quel palazzo laggiù. Al quinto piano c'è una vista stupenda. Non è poi così lontano. Ci dica da dove vuole che cominciamo, signor maestro. Siamo forti noi, possiamo anche portare scatoloni pesanti. Invece io e Shizuka porteremo i più leggeri. Ah, sciocchettina, stai in squadra con me. Smettetela di litigare. Signor maestro, io porterò gli scatoloni che già Nessuneo non riusciranno a sollevare. Ma sei diventato matto, come puoi portare gli scatoloni che io non riesco neanche a sollevare? Ma certo, ragione già. Tranquilli, ho ingaggiato dei facchini che porteranno gli oggetti più pesanti con il loro camion. Ma non è necessario, sono in grado di sollevare qualunque peso. Io scommetto che si è fatto prestare uno dei ciuschi di Doraemon, non è vero? Esatto. Questi si chiamano super guanti. E se li infilo posso sollevare qualsiasi peso senza alcun problema. Ma così non è giusto. Già, hai tutte le fortune tu. E va bene, vuol dire che ti lasceremo tutti gli scatoloni pesanti? Andate pure, vi raggiungo subito. Senza quel Doraemon e i suoi ciuschi, Nobita non varrebbe un soldo bucato. Sì, è proprio così. Vediamo un po', visto che ti vanti tanto, vediamo se riesci a sollevare anche questo armadio. Non c'è problema, spostati che lo prendo.
Però devo fare attenzione, non vorrei stritolarlo. Pronti? Che succede? Qualcosa non va, Nobita? Beh, Doraemon mi ha detto che devo stare molto attento a dosare la mia forza, se no rischio di rompere tutto. Se volevi trattenerti ci sei riuscito. Comunque un po' di forza la devi usare, no? Avete ragione. È tutto inutile, non si è mossa neanche di un millimetro. Perché? Come mai? Non ne ho idea, ragazzi. Mi sa che i tuoi super guanti non funzionano tanto. A me sembra una cosa inspiegabile. All'opera. No! Oh, ma che cosa è successo? Oh, quanto detersivo sprecato! Cos'è stato? Doraemon! Arrivo! Aiutami! Che c'è? Che cosa? Oh, oh. Aiutami, Doraemon! Presto, fa qualcosa! Ecco, per adesso l'emergenza allagamento è risolta. Grazie, Doraemon. Senti, perché non mi racconti che cosa ti è successo? Ma non lo so nemmeno io. All'improvviso mi sono ritrovata ad avere nelle mani la forza di Superman. Non ho idea di cosa sia successo. La forza di Superman? Oh, forse questi guanti sono... Cosa vuoi dire che la colpa è tutta di questi guanti? Eh sì, sono dei guanti speciali, ti chiedo perdono. Devo essermi confuso quando li ho presi dallo stand di biancheria. Chissà come se la cava Nobita con il trasloco del suo maestro. A Nobita penseremo più tardi. Guarda che disastro ho combinato. Chi rimetterà tutto a posto? Idea, non ti preoccupare per questo. Ci pensa il mio laser, ripara tutto, vedrai. Quel leggeggio riparerà i danni che ho fatto. Certo. Ah, come sono felice, tu hai sempre la soluzione giusta. Senti, tanto per cominciare, perché non ti togli quei guanti? È inutile, sono incollati al braccio, non riesco più a sfilarli. Cosa? Facciamo così, prova ad arrotolarlo poco per volta. No, mi fai male! Oh, come ti senti, Doraemon? Tutto bene? Sono tornato! Oh, c'è papà! C'è nessuno che può venire ad aprirmi la porta, per favore? Sì! Oh no, aspetta, ci penso io! Bentornato, amore! Troppo tardi. No, si fermi! Super guanti un fico secco, Nobita, ci hai preso in giro! Sì, Suneo ha ragione. Su, datti da fare, tocca a te portare gli altri scatoloni, Nobita! Certo, hai detto che ci pensavi tu, no? Ehi, ma io... Come hai potuto, Doraemon? Mi hai dato un giuschi che non serve a niente! Non ti preoccupare, Nobita, domani verranno i facchini e porteranno via il resto della roba! Avanti, su, col morale, sorridi! Ehi, Nobita! Oh? Ma è Doraemon! Oh? Non sono riuscito a toglierle i superguanti, per cui te li ho portati con tutta la mamma!